Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Insomma, oggi una giornata molto particolare perché non so se avete visto, il contesto è cambiato. Io credo che noi non dobbiamo fare solamente ricette stagionali, ma anche una cucina di stagione, no? Allora ho allestito la cucina, come potete vedere, un po' in stile autunnale. Spero tanto che vi piaccia e magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Oggi prepariamo, appunto, visto che vedete un po' di zucchette in giro, era l'ideale, secondo me, fare appunto una cosa legata a questo ingrediente. Quindi oggi prepareremo queste crespelle con la zucca e la salsiccia. Fidatevi, queste crespelle sono ottime, naturalmente per chi apprezza questo ortaggio molto particolare, un po' dolciastro, ma anche forse a chi proprio non lo adora. Sapete perché? Perché la salsiccia e abbiamo qualche rametto di rosmarino e un po' di formaggio grattugiato riescono un po' ad attenuare questa dolcezza che magari tanti reputano eccessiva. Quindi siamo pronti a preparare, fidatevi che questa ricetta è un'altra ricetta molto semplice e soprattutto tanto golosa e autunnale. Partiamo subito quindi a fare appunto questa zucca e a cuocerla. Naturalmente la zucca, come potete vedere, l'ho tagliata a cubetti. Questa naturalmente deve ancora cuocere. Vi do due opzioni però. Potete cuocerla appunto a cubetti, in questo caso in padella, così in 10 minuti è già cotta. Altrimenti potreste tagliarla a spicchi e avvolgerla con della carta stagnola in modo tale appunto da cuocerla in forno a circa 200 gradi per 20-25 minuti, in modo tale che la zucca si ammorbidisca bene. Poi dipenderà naturalmente dalle dimensioni: se fate delle fette abbastanza sottili cuoceranno in 20 minuti, altrimenti anche in 40. Quindi un goccino di olio, mezza cipolla, perché questa qua è abbastanza grande, non voglio esagerare, non serve tagliarla a cubetti perché tanto una parte della zucca verrà frullata. Se appunto cuocete la zucca in forno, potreste mescolare tra gli spicchi qualche fettina di cipolla in modo tale che cuocia anch'essa. Aggiungo un goccino di acqua, o potete usare anche il brodo vegetale se volete, o anche di carne. Lasciamo così cuocere questi cubetti di zucca fino a quando si ammorbidiscono e dedico alla preparazione della pastella per le crepe. Quindi farina, metto già il latte, così in questo modo una parte servirà per creare una sorta di pasta che si trasformerà poi in una pastella. L'importante è sciogliere bene il latte con la farina, in questo modo non formiamo dei grumi. Se siete più comodi potete usare anche un frullatore, il risultato è uguale. A questo punto lasciamo riposare anche questo impasto, perché per fare delle ottime crepe è consigliato, insomma, aspettare magari 20 minuti. E adesso invece preparo la besciamella, e qui intanto abbiamo la zucca che pian piano si ammorbidisce. Besciamella che io faccio con burro, naturalmente lo lasciamo fondere a una fiamma media, deve risultare nocciola. Poi a questo punto metterò la farina e io la faccio direttamente con il latte freddo. Il segreto, molti lo fanno con il latte caldo appunto perché così si evitano di fare grumi. Il segreto però per farla con il latte freddo è aggiungere una parte di latte. In questo modo bisognerà aspettare che il tutto si rapprenda in modo tale che appunto i grumi si sciolgano, e successivamente aggiungeremo l'altra parte di latte per appunto formare la besciamella. Un po' di sale, noce moscata, un pizzico di pepe e anche questa sarà pronta. Nel frattempo io vedo che la zucca qua è bella morbida e quindi io la spengo. Quindi arrivati a questo punto, il burro è nocciola, metto la farina tutta in un colpo e mescolo anche con un cucchiaio. E poi successivamente unirò anche l'ultima parte per formare appunto la besciamella.
cerco che il tutto si amalgami bene. Una parte di besciamella la conservo, mi servirà per dopo per appunto ultimare le crespelle prima di metterle in forno. Successivamente metto questa besciamella, anzi facciamo così, prima la zucca così molto morbida, magari, scusate ma sto facendo il tutto in diretta quasi, cioè diretta, il video naturalmente lo stiamo registrando ma è una cosa che mi viene in mente in questo momento. Potremmo spappolare leggermente la zucca così, ma non troppo, assieme alla besciamella, con la frusta, così almeno otteniamo questa bella besciamella saporita alla zucca. E poi invece qualche cubetto lo lasciamo sopra come decorazione assieme anche alla besciamella. Il risultato a me piace, mi soddisfa. Qualche cubetto ancora intero e comunque invece la besciamella che si è insaporita bene. Finiamo di aggiungerla e la lasciamo un attimo riposare perché nel frattempo rosoliamo la salsiccia. Allora, pizzico di sale, pepe non serve perché comunque la salsiccia è già abbastanza aromatizzata. Come potete vedere, insomma, la salsiccia non è completamente cotta, come dicevo, no? Non serve proseguire ancora la cottura perché tanto cuocerà appunto nel forno. Quindi io spengo, lasciamo un attimo intiepidire e nel frattempo prepariamo le crepe. Parte della besciamella, vi ricordate che l'avevamo tenuta così a parte? Io la allungo con un goccino di acqua, in questo modo diventerà molto morbida perché deve essere abbastanza liquida, perché comunque in cottura si rapprenderà, ma servirà proprio per nappare, si dice, le crespelle. Vada verso sopra e poi termino con un po' di formaggio grattugiato per farla gratinare bene. E poi alla fine un bel po' di formaggio. Una quarantina di grammi. E poi un po' di pepe, giusto, mi mancava. A me piace, quindi io lo metto, poi naturalmente in base ai vostri gusti scegliete se usarlo oppure no. Io uso la funzione grill perché ce l'ho, altrimenti se non avete la funzione grill utilizzate il forno a 240 gradi, basteranno veramente 7-8 minuti di cottura e poi insomma la sforneremo, basta insomma che appunto si formi una bella crosticina in superficie. Crosticina sì, ma senza esagerare, perché sì, noi vogliamo appunto una bella crosticina croccante sopra, ma non vogliamo nemmeno che le nostre super crespelle si secchino. Io le adoro, sapete perché? Perché tante volte le crespelle alla zucca come sono? Una purea di zucca dentro che tante volte risulta poi asciutta dopo la cottura. In questo caso invece io vi assicuro che con questa besciamella così cremosa, aromatizzata e mescolata, una purea di zucca e la salsiccia, vi assicuro che sono veramente una goduria. Aspetto 2 secondi prima di tagliarle perché voglio fare una foto così direttamente nella teglia, perché io trovo che rendano assolutamente molto di più
in questa versione, così ancora prima di tagliarle e di servirle nei piatti. Io vi abbraccio tanto, vi ringrazio come sempre per aver visto questo video, vi ringrazio anche per il like lasciato qua sotto e per il commento, vi ricordo anche di cliccare qua e qua per vedere altri due video che magari non avete ancora visto, e cliccare qua invece per iscrivervi al canale. Ci vediamo come sempre alla prossima, ciao!